Ed eccomi qua, ancora in navigazione, ancora su un battello. Sono in viaggio ormai da giorni lungo le sponde del Lago Maggiore e del Lago d'Orta. Non ricordo nemmeno io quanti. Dopo essere giunto su quel tratto di sponda lombarda del lago, conosciuto come Costa Fiorita, ed aver visitato la città di Luino con il suo vivace mercato internazionale, dopo aver noleggiato un motoscafo a Cannero Riviera ed essermi imbarcato per andare ad esplorare i maestosi castelli di proprietà della famiglia Borromeo, dopo aver visitato le isole di Brissago e il bellissimo parco botanico insieme a Ida, sto per sbarcare ad Ascona, la località più soleggiata della Svizzera. Il mio obiettivo? Arrivare fino a Locarno. Il motivo? È conosciuta principalmente grazie al Museo di Belle Arti, dove sono esposte opere di grandi artisti che hanno vissuto qui. Uno su tutti, Paul Klee. L'antico centro storico gravita attorno alla chiesa di San Pietro e Paolo, il cui alto campanile rappresenta il simbolo della città. Le strette stradine del centro convergono sul lungolago, chiuso alla circolazione dei veicoli e costellato di caffè all'aperto. Oggi Ascona è una ricercata località di villeggiatura, in grado di offrire innumerevoli attrazioni. Negozi chic, un'elegante piazza affacciata sul lago, hotel di classe, eccellenti ristoranti, ma anche diverse possibilità di fare una passeggiata immersi nella natura. Sport acquatici come il windsurf e la vela, così come crociere sul Lago Maggiore, un percorso di golf a 18 buche e campi da tennis. In maggio ad Ascona si tiene un importante festival di arte di strada, che riunisce centinaia di performers provenienti da tutto il mondo, mentre in giugno e luglio è la volta di Jazz Ascona, il più grande festival in Europa dedicato a New Orleans e al jazz tradizionale, che da oltre 30 anni propone nella signorile cornice del Lungolago le esibizioni di artisti di fama internazionale. Proseguo il mio cammino e, come migliaia di fedeli hanno fatto nel corso dei secoli, giungo ad un'importante meta di pellegrinaggio.
Il santuario della Madonna del Sasso sorge sulla sommità di uno sperone di roccia che domina Locarno, ad un'altezza di 370 metri sul livello del mare, da cui si può godere di un fantastico panorama sulla città, sul lago e sulle montagne. Secondo la tradizione, proprio in questo luogo, dove transita la via Jacobi Svizzera che collega il santuario della Madonna del Sasso al più famoso Cammino di Santiago, nel 1480 la Vergine Maria apparve a Fra Bartolomeo da Ivrea. Si diede quindi inizio alla costruzione di una chiesa, che venne consacrata nel 1616. Con l'incoronazione della Madonna del Sasso, avvenuta l'anno successivo, vennero avviati una serie di lavori di miglioramento dell'area, con la costruzione di cappelle, sculture, della Via Crucis, torrette e vari lavori di rifacimento che portarono alla creazione del Sacromonte e resero il santuario il più importante della Svizzera italiana. All'interno la chiesa si struttura di una navata centrale e due navate laterali minori, le cui volte sono decorate da pregevoli stucchi e affreschi. Nel tempio sono conservate opere di grandi artisti, come il Bramantino e Antonio Ciseri. Capolavoro del santuario è la statua della Madonna del Sasso, una scultura in legno della fine del 400, collocata sull'altare maggiore verso la fine del XVIII secolo. Ed eccola Locarno, la destinazione finale di questo mio viaggio iniziato in un modo davvero bizzarro. Sono ormai giorni che non sento Alberto e non ho nemmeno voglia di rispondere alle sue chiamate, ma so che prima o poi dovrò farlo. Voglio capire perché mi ha fatto venire qui sul lago. Perché la lettera? Perché la chiave? Perché questo assurdo gioco all'inseguimento? Perché? Questa semplice quanto universale domanda continua a girarmi in testa mentre raggiungo il centro storico della città, diventata famosa nel mondo per essere da oltre 70 anni la sede di un importante festival internazionale dedicato al cinema. Anche la musica riveste un ruolo fondamentale per i cittadini di Locarno, che ispirati dalla più famosa Walk of Fame di Los Angeles, hanno creato la locale Passeggiata delle Stelle, dove si trovano i calchi delle impronte di grandi artisti internazionali, tra i quali Ren, Elton John, Carlos Santana e Joe Cocker, Zucchero, Luciano Ligabue e Laura Pausini tra gli artisti italiani. E infatti, nell'animata Piazza Grande, principale luogo di ritrovo della città con i suoi numerosi negozi e locali, stanno montando un palco per il concerto di questa sera. Oggi è una giornata di festa e Locarno brulica di cittadini e turisti che riempiono le strade e le piazze del centro.